Sebastiano, cosa fai nel tuo tempo libero? Allora, esco con gli amici, vado in città alta a bere la cioccolata, anche mangiare un gelato, a mangiare gli hamburger al Burger King, vado al cinema, faccio karaoke e a fare l'aperitivo. Andrea, perché il foglio di uscita è scomodo? Quindi il foglio d'uscita che è scomodo perché quando dobbiamo tirarlo fuori, poi quando che lo dobbiamo anche usare, quindi se si baia oppure si stropiccia, che è un po' scomodo. Poi tenerlo sempre in mano non è proprio tanto bello. Poi sarebbe bello tenere le informazioni utili sul telefono. Laura, come funzionano le uscite nel buon Le tempo? uscite funzionano, prima si organizza, dopo una volta organizzate tutte le uscite, la volta dopo usciamo senza educatori e cerchiamo tutte le informazioni sul foglio. Stefano e Laura, come si organizzano queste uscite? Si organizza col foglio, con i nomi, quelli che anche vengono, che ci sono anche i nomi che vengono, beh, anche l'uscita, e anche a usare anche i soldi. Dove andiamo? A piedi, pum, o piedi, a metà veglia fino a casa. Handout è un'applicazione pensata per agevolare le persone con disabilità nell'organizzazione del proprio tempo e nell'organizzazione delle uscite sul territorio. Verrà realizzata al momento per i nostri ragazzi, giovani adulti che frequentano l'associazione all'interno del progetto del Buon Tempo, che è un progetto proprio pensato per insegnare la socialità e il vivere il tempo libero. Al momento sono 52 ragazzi, i giovani adulti, ma abbiamo anche ragazzi di adolescenti e preadolescenti. L'applicazione verrà poi utilizzata anche per loro. Una volta che l'avremo sperimentata, l'applicazione sarà implementata nel tempo in modo da poter inserire sempre più opzioni con la speranza di poterla rendere fruibile per tutte le persone con disabilità. Per poter creare questa applicazione abbiamo bisogno ovviamente di raccogliere dei fondi e per questo è stato avviato una campagna di crowdfunding civico che può essere visibile sul sito sulla piattaforma di Kendu. Basta digitare Up and Out, che è il nome della nostra applicazione.